Era importante oggi prendere confidenza con le distanze, con le misure del campo. Chiaramente i ragazzi era giusto valutarli contro un avversario, anche se pur di categoria inferiore, di Serie D, ma con pur un'ottima squadra di categoria, valutarli anche sotto l'aspetto mentale, visto i grossi carichi che si sono sobbarcati in questo periodo di ritiro e chiaramente le gambe ancora non girano a mille. Si sono visti come è giusto che siano in questo momento, cose positive, tante cose da migliorare, ma è fisiologico in un percorso di crescita, in un percorso che abbiamo appena iniziato pochi giorni fa. Sì, la squadra è sempre stata propositiva, ha sempre provato a imporre il gioco. Qualche volta siamo mancati perché abbiamo perso nel nostro possesso delle distanze che ci hanno precluso, una volta persa palla, di andare a riaggredirla e andarla a riconquistare il più velocemente possibile. Però, insomma, la squadra ha creato, secondo me ancora dobbiamo lavorare molto sulla velocità della palla, ma questo è normale che sia così perché i ragazzi hanno le gambe piene dai tanti lavori che abbiamo fatto in questi giorni e poi si sono emerse delle difficoltà e delle problematiche che saranno motivo di confronto con i ragazzi perché servono poi, sono dettagli che dobbiamo eliminare per migliorarci e per farci trovare pronti poi per il campionato. Ma intanto sono estremamente soddisfatto perché ho conosciuto un gruppo straordinario dal punto di vista della maniacalità del lavoro, sono dei professionisti esemplari. Hanno mentalità, gli allenamenti vengono sempre svolti a grandissima intensità e soprattutto non pensavo di trovarli così pronti. È un gruppo estremamente recettivo e qualsiasi cosa gli venga proposta è una squadra che prova a rimetterla in campo in ogni singolo allenamento. Quindi la predisposizione di questi ragazzi e soprattutto la mentalità di questi ragazzi sono la cosa che mi ha impressionato maggiormente e che rimarcherò continuamente perché vederli allenare è veramente divertente.